A pochi giorni dalla conclusione del The Nation Trophy, proviamo a tracciare un bilancio della stagione agonistica appena conclusa e dei risultati di un cantiere che ha puntato molto su una formula che, a giudicare dai numeri, sembra essere proprio quella giusta. Il Nations Trophy è nato con il coinvolgimento degli armatori Swan. Insieme a loro abbiamo voluto creare un evento spettacolare che fosse globale e mirato ai Swan One Design. Le acque di Palma di Mallorca sono state il teatro conclusivo del The Nation Trophy, il circuito per monotipi su cui il cantiere finlandese, ma a trazione tricolore, ha puntato molto in questi ultimi anni. Crediamo che con Swan One Design possiamo davvero scrivere una nuova pagina nel mondo della vela, con regate corrette di alto livello, ma soprattutto che possano essere molto efficienti anche dal punto di vista economico. Ma facciamo un passo indietro. Nautor Swan deve la sua fama alla costruzione di barche belle, eleganti e in grado di girare il mondo in tutta sicurezza. Ma è nel 2002 che inaugura la fortunata serie degli One Design, con lo Swan 45, di cui ne sono stati costruiti ben 45 esemplari. The Nation Trophy is... Il Nations Trophy è un evento interessante e straordinario. È una combinazione di tanti sforzi, sia di progettazione che di organizzazione. Both on the design and the organization. And it's an event where you can see. È un evento in cui si possono realmente vedere tutti questi progetti e tutti questi sforzi di costruzione fondersi nel mondo della vela. And sailing. Lo Swan 45 è il capostipite della fortunata serie di modelli One Design del cantiere finlandese. Qui nelle acque di Palma, infatti, i protagonisti, oltre allo Swan 45, sono lo Swan 42, il Club Swan 50 e l'ultimo nato, il Club Swan 36. Dopo tre anni dal lancio del progetto, è stato molto emozionante oggi vedere i primi quattro Club Swan 36 navigare. È stato fantastico. La finale del The Nation Trophy nelle acque di Palma, che ha anche il rango di campionato del mondo, ha laureato il Club Swan 50 russo Scorpios. Mentre nella sfida per nazioni la vittoria è andata ai due Club Swan 50 italiani, Ulica e Quardileone. Il Nations Trophy vuole essere un circuito davvero incredibile, ben organizzato, con regole molto chiare da tenere sotto controllo, così che in futuro e con il passare del tempo possa diventare un punto di riferimento per le grandi regate. Sono ottimi motivi per darsi l'arrivederci alla prossima stagione. Il 2020 è infatti l'anno della Rolex Swan Cup nelle acque di Porto Cervo.